Confronto leale, ricco di bel gioco fra Cesena e Milan, che dovevano decidere se rimanere assieme al terzo posto o separarsi, come hanno fatto. Mentre Marchioro ha estratto dalla sua fresca compagine i nomi di due stoccatori nuovi che non avevano mai firmato un gol in Serie A, il Milan ha il disappunto di aver saputo segnare solo sul calcio di rigore e di aver fallito molte occasioni. Questo è il primo gol del Cesena al 34esimo del primo tempo. Sul lungo spiovente di Frustalupi, Danova supera in elevazione Maldera e batte senza scampo Albertosi. Si scuote con orgoglio il Milan con un tiro secco di Rivera da 20 metri. Boranga scatta in tuffo ed è via. Se nel primo tempo ha giocato meglio il Cesena, nel secondo è superiore il Milan. Dopo il salvataggio di Boranga su Calloni c'è un'incursione di Turrone che si arresta solo per l'intervento deciso di Cera. Lattanzi ordina il calcio di rigore. Boranga intuisce il tiro di Calloni, scatta nella direzione giusta, ma riesce solo a sfiorare la palla, 1-1. È il momento migliore del Milan che continua a premere ed è sul punto di capovolgere il risultato. Il bel tiro di Rivera sembra destinato in rete. Boranga tocca la palla e la manda sul palo. A un quarto d'ora dalla fine, Marchioro manda in campo il giovane De Ponti, reduce da un lungo infortunio, e De Ponti lo ripaga subito con questo gol spettacoloso. Il Milan non si rassegna alla sconfitta, siamo a 8 minuti dal termine e nel ribollire della mischia Calloni tenta la girata a rete, la sbaglia di un palmo.